Adriano Ancona, Corriere dello Sport. Ciao Raffaele, Monza è una delle uniche tre squadre ad aver vinto a Udine quest'anno, anche se era Coppa Italia. Ti chiedo quanto un eventuale bis domani vi renderebbe vicini all'obiettivo, comunque a un passo dalla salvezza. Inevitabile che poi adesso i contenuti di campo siano paralleli al pensiero per il presidente Berlusconi. Buongiorno a tutti. Sì, il campo di Udine è un campo, lo sappiamo, molto difficile. È un campo che nessuna squadra, poche squadre riescono, insomma, a fare risultato lì, e noi però dobbiamo essere consapevoli che ci sono tante difficoltà, ma dobbiamo essere bravi a fare la nostra prestazione. E veniamo da una buona settimana perché ci siamo allenati bene, la squadra ha reagito bene, anzi, passatemi il termine, sono anche un po' incazzati, ecco, dopo la sconfitta della Lazio, quindi voglio vedere questo spirito domani in campo, questa fame, questa rabbia agonistica che ho visto dopo la partita con la Lazio. E questa è una settimana particolare perché ci sono state anche ovviamente delle preoccupazioni ovviamente dovute al nostro presidente, però sappiamo che domani dobbiamo giocare con la testa e con il cuore. Arosio, giornalista. Faccio un passo indietro, rispetto poi a quelle che inevitabilmente saranno le sue scelte di domani. Sulle scelte che sono state nelle ultime uscite, da un punto di vista tattico, volevo capire se ci aiutava a analizzare quali sono state le differenze tra le aspettative e poi la resa quando Pessina giocava alto a ridosso della punta, oppure quanto è subentrato Sensi, sia in fase di impostazione che magari anche in aggressione sul portatore palo. Beh, sono sicuramente due giocatori differenti. Sapete che le scelte le faccio sempre in base anche agli avversari, in base a quello che la fase di possesso vogliamo fare, la fase di non possesso. La squadra ovviamente è composta anche ovviamente da 11 giocatori. Con il portiere, però è compresa anche da equilibri, no? Si guardano anche gli equilibri a volte. Con Sensi a volte trovi più palleggio, con Pessina trovi ovviamente più delle rotazioni, con Colpani trovi più attacco alla profondità. In base al trequartista che decidiamo di far giocare lì o al centrocampista, hai delle soluzioni differenti. Però io credo che al di là di chi giochi, insomma, l'importante, ecco, è trovare degli automatismi che spesso abbiamo e che la squadra risponde bene. Chiunque metto in quelle posizioni di campo, comunque tutti quanti sanno cosa fare. Buongiorno mister Michael Cuomo, Tele Lombardia il giorno. Le faccio rispondere a lei a una considerazione che chi guarda il Monza da fuori o da lontano un po' fa anche a noi che lo seguiamo invece più da vicino. Ci sta che siano un po' più rilassati perché l'obiettivo l'hanno Non raggiunto. ci sta. Non ci sta che siamo più rilassati, però andiamo avanti. No, e più o meno il concetto è questo, Esatto. no? Sì. Vedendo le ultime partite. Il pensiero di chi sta fuori è comunque loro la loro stagione l'hanno fatta e adesso sono molto tranquilli. Perché non è così? Perché sbagliano a pensarla così? Io a sentire questa domanda un po' mi arrabbio perché non voglio che subentri questa cosa, non ci deve essere proprio questa cosa che tu hai detto di relax, no? Come se il nostro obiettivo è lì, magari è scontato, non è scontato. Noi abbiamo 10 partite da fare. Sono 30 punti a disposizione, sono tantissimi. Se fossimo a 2 giornate dalla fine, accetterei questa mentalità. Io non sono per questo tipo di mentalità e non lo è nemmeno la squadra. Io non ho visto rilassamento da parte dei ragazzi, ho semplicemente visto che la squadra in questo momento qua sicuramente ha affrontato squadre anche forti, perché comunque la Lazio è una squadra forte. Forse il passo falso che abbiamo fatto e non abbiamo ottenuto punti è stato quello con la Cremonese, e quindi con 2 punti in più stiamo parlando di altro, ecco. Le partite poi sono anche figli di tanti episodi. La prestazione, e ci tengo a dirlo, non
non è mai mancata, perché lo spirito della squadra è sempre stato forte, cioè noi le prestazioni le abbiamo sempre fatte, non c'è mai stata una partita in cui ci siamo seduti qua e abbiamo detto in campo non siamo scesi, quindi quello non lo voglio mai vedere e sono sicuro che questo non succederà da qua a fine campionato, anzi io voglio vedere una squadra che vada in campo con grande spirito, con motivazione, con ambizione, perché la nostra ambizione è quella di arrivare più in alto possibile. Come dicevo la settimana scorsa, un conto è salvarsi al 15° posto, un conto è arrivare 13°, 10°, 8°, 7°, a me piace essere ambizioso e voglio trasmettere questo spirito alla squadra. Grazie. Buongiorno mister, Paolo Corbetta, Monza News. Il Monza affronta domani per la terza volta nella stagione l'Udinese. Nella gara di campionato c'era in panchina Stroppa, nella gara di coppa c'eri in panchina tu. A mio avviso l'Udinese è la squadra più fisica del campionato. Che contromisure pensi di adottare, considerato che hai vinto la gara di Coppa Italia, ma che il Monza sicuramente non è una delle squadre più fisiche del campionato? Quali sono le caratteristiche con cui dovrà giocare il Monza contro questa squadra molto fisica? Grazie. Sono d'accordo con la sua analisi, l'Udinese è la squadra strutturalmente più forte del campionato, probabilmente sia come struttura fisica che come passo, come gamba, come intensità, hanno davvero giocatori che come caratteristiche sono forti proprio in questo. Noi sicuramente non abbiamo questa caratteristica e riusciamo a sopperire a queste cose, ma dobbiamo essere bravi a giocare a calcio, provare a fare la partita, perché la prestazione la dobbiamo sempre fare, perché se la mettiamo sul loro livello, a livello fisico, è normale che hanno qualcosina in più. Dobbiamo essere bravi, insomma, giocare bene tecnicamente, questo è poco ma sicuro, dobbiamo fare una buonissima fase difensiva, come abbiamo sempre fatto del resto, e poi dobbiamo essere bravi a palleggiarli, a andare insomma, a Udine, cercare di fare la prestazione di personalità, mi interessa la personalità perché è un campo difficile, troveremo tante insidie, ma sono sicuro che abbiamo lavorato bene questa settimana e sono sicuro che domani faremo un'ottima partita. Buongiorno mister, Marco S, Est News. Le chiedo, ieri Gagliani è stato in visita da Berlusconi, magari vi ha raccontato qualcosa di questa visita, in generale questa situazione vi può dare comunque uno stimolo in più? Le chiedo anche, anzi rispondo, poi dopo le chiedo un'altra cosa. Sì, questa è stata una settimana un po' particolare, un po' di preoccupazione, perché comunque noi amiamo il nostro presidente, quindi gli siamo vicini davvero con il cuore e con la testa, e appunto per questo domani dobbiamo andare in campo. Prima parlavo di cuore e testa anche per lui, perché il principio del nostro presidente è quello di non mollare mai, di combattere sempre, l'ha sempre fatto per tutta la sua vita e lo dobbiamo fare anche noi per lui, dobbiamo cercare di regalare una gioia per lui, quindi domani in campo dobbiamo andare con questo spirito e sono sicuro che la squadra lo farà. A livello difensivo invece da 6 partite continuate a prendere gol, non era mai successo nella sua gestione, c'è un problema magari o è solo una casualità? Grazie. No, non troverei dei problemi in questo, anche perché non abbiamo preso tanti gol, ma spesso abbiamo preso un gol, al massimo due, però credo che siamo in linea anche con quello che poi produciamo, perché comunque siamo una squadra che produce tante azioni da gol ed è normale per forza di cose che un po' ci scopriamo dietro. La cosa che mi dispiace è aver preso due gol su errori individuali, non su concetti di squadra, soprattutto contro la Cremonese e contro la Lazio. Abbiamo sbagliato davvero delle cose individualmente e dobbiamo migliorare, questa settimana ci abbiamo lavorato. Poi se una squadra ci fa un grande gol, ci mette la palla all'incrocio o non ci fanno vedere palla, siamo pronti ovviamente a battere le mani, però non troverei dei lati negativi, ma ci siamo focalizzati molto questa settimana sull'aspetto difensivo, sugli errori individuali e migliorare ovviamente la fase offensiva, quello che possiamo sicuramente migliorare. Mister Stefano Peduzzi, Radio Sportiva. Uscendo dal discorso prestazioni,
cosa sta mancando in questi ultimi due mesi al Monza, guardando il lato pratico dei numeri, se non sbaglio due vittorie, no? Negli ultimi due mesi, cioè che idea ti sei fatto, che cosa sta mancando al Monza rispetto al tuo primo periodo che è stato assolutamente brillante e forse anche a tratti inaspettato, no? Grazie. Sì, mi sono fatto un po' di domande in questo periodo, sapete che cerco di trovare sempre delle soluzioni, però io credo che nell'arco di un campionato, anche da calciatore mi succedeva personalmente, ci sta un calo anche un po' fisiologico che è inconscio, subentra anche l'inconscio in questo caso, che magari ci sia questo fatto che magari ci sentiamo tra virgolette un po' più rilassati come dicevo prima e dobbiamo essere bravi proprio ad accelerare. Io dico sempre, che faccio sempre un riferimento a questa cosa, che nel momento in cui c'è una curva non bisogna decelerare, in questo momento bisogna accelerare, lo dico sempre alla squadra e voglio che ci sia questo. Ci sta che nell'arco del campionato non si può andare sempre a 1000 all'ora e ovviamente ottieni sempre risultati, altrimenti non staremo qui a parlare ovviamente di salvezza, ma staremo a parlare qui di altri obiettivi. Però io credo che dobbiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto, il percorso è giustissimo e la squadra è in forte crescita, comunque stiamo crescendo sempre di più. Dobbiamo migliorare questo aspetto di cui dicevamo prima, l'aspetto mentale, quindi, però sono sicuro che dobbiamo dare positività alla squadra, dobbiamo essere positivi perché il cammino è giusto e mancano ancora tante partite qua alla fine. Buongiorno mister, Luca Mignani, giornale di Monza. Ecco, dal punto di vista fisico domani c'è recupera ad esempio Caldirola, c'è qualche acciaccato, ad esempio Marlon e Antov che non stavano bene, insomma com'è la situazione generale della rosa? No, è fuori ovviamente Caprari che è squalificato, poi abbiamo recuperato un po' tutti, sia Marlon che aveva questo fastidietto anche all'adduttore inizio settimana, però è stato recuperato, Caldirola che non era stato convocato nella partita precedente adesso sta bene, quindi è rientrato in gruppo, ha lavorato tutta la settimana con la squadra, la condizione fisica è buona, abbiamo fatto un'ottima settimana di lavoro anche con carichi belli importanti, quindi domani dobbiamo essere bravi ovviamente a mettere dentro quel qualcosa in più che serve per sopperire alle qualità ovviamente fisiche dell'Udinese. Sì, buongiorno mister, Alfonso Sciascia Cartacanta. Tornando sull'avversario di domani, la squadra di Sottil, l'Udinese è più la squadra che ha vinto 3-0 contro il Milan o quella che ha perso 0-3 col Bologna? È una squadra un po' imprevedibile in questo periodo. È vero, alterna partite magari di grande livello a partite che magari hanno avuto qualche amnesia, però io credo che ci possa stare perché giochiamo in Serie A e quindi quando affronti partite magari se le prendi sotto gamba rischi davvero di trovarti con un risultato eclatante, però noi dobbiamo pensare a noi stessi. Dobbiamo essere bravi e consapevoli di andare a Udine a fare la prestazione, cercare di fare davvero una grande partita, a curare ogni minimo dettaglio, a curare i particolari, a difenderci bene, a attaccare bene, perché per fare risultato a Udine c'è bisogno di questo.